Ieri abbiamo riletto il Salmo 41-42, quello della cerva che anela i corsi d'acqua. Oggi, mentre il Vangelo ci invita al perdono, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, il Salmo 25 ci esorta a conoscere le vie del Signore e a percorrere i suoi sentieri. Qual è la prima condizione per conoscere le vie del Signore? E avere l'atteggiamento spirituale da poveri, e riconoscersi limitati e peccatori. È una discesa che ci porta a scendere dal piedistallo, a guardare in faccia i nostri limiti e le nostre miserie, ma non ha in sé lo scopo del potersi migliorare o risalire. Lo scopo è piuttosto quello di renderci capaci di preghiere come quella del Salmo 25. Buono e retto il Signore, indica ai poveri la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. È un messaggio di speranza, non una promessa di ricchezza materiale, ma di un amore incondizionato, quello di Dio. A Lui possiamo aprire il nostro cuore, parlargli senza remore di tutte le angosce che attanagliano il nostro povero cuore. Questo salmo ci invita a togliere le maschere, ad abbassare la guardia, a dare un nome alle nostre paure e a riporre la nostra speranza con fiducia in Dio.